su, però è un poco diverso. Ci sono macchinari nuovi, ad esempio la sawmill, la induction smelter che unisce degli oggetti, magma questo che scioglie degli oggetti, questo che fa passare i liquidi, questo non lo so, questo qua per fare ossidiana mi sembra, anche altre cose, e questo che ci servirà per i motori. Poi questi sono importanti, se andiamo nel Nether li facciamo. Perché servono, neanche tanto. Vediamo cosa ci serviva. Questo si faceva con the glasses, si faceva con le obsidian. Ok, perfetto, dopo lo facciamo. Allora, eravamo rimasti qui. Con la powered furnace e il pulverizer. Cominciamo con questo che è simile al maceratore. E si fa con un pistone. Cominciamo con i materiali. Allora, pistone si fa con... Oddio. Si fa con un pezzo di ferro, una redstone, della cobblestone, della 3 e della... del legno della cobblestone, scusate. Poi ci servono due flint sono sempre qui. Poi dei due lingotti di copper, che sarebbe il rame, per chi non lo sapesse. Poi facciamo questo, il redstone reception coil, che si fa con due redstone e un oro. E due redstone. E poi la power di cosa? No, 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 fermo, no, ma che cavolo stai a combinare? No, ho perso la pagina che hai trovato. Il machine frame, che è simile al machine block, soltanto che è un po' diverso, per questa mod. Sono 4 vetri, 4 ferri normali e un oro. 1, 1, 2, 3, 4. 4 vetri, ok. Quello che ti serve è questo. Andiamo a nanna? No, dai, lavoriamo di notte, che bello. Questo devo buttarle giù dopo. Serve questo. Ora, cominciamo a fare il machine frame, che è l'equivalente, come ho detto, del machine block. Poi, pistone. Poi le finte, ok, questo, ok, e il reception coil. Perfetto, abbiamo tutti, li mettiamo in ordine. Ed abbiamo il pulverizer, questo macchinario simile al maceratore. Ok. Adesso vi chiederete che cosa sono questi cosi colorati? Boh, sono delle cose che fanno... entrare e uscire i prodotti. Allora, come si modificano? Si clicca su configurazioni, si apre tutto, si clicca su configurazione, dopo i pennelli della redstone e di quanto consuma, e prima si azzerano. Facciamo così che almeno è comodo. Ok, ora non ci sono più. Adesso vi spiego tutto. Allora, il blu serve per fare entrare gli oggetti, quindi il blu fa arrivare gli oggetti che dall'esterno, tramite tubi o cosa, a qui in questo slot, che poi va a polverizzarsi. Poi il invece rosso fa fuoriuscire gli oggetti qui, che sono quelli macerati o polverizzati, gli dust. Questo è uno slottino della percentuale, come della percentuale, perché? Perché con il giallino fa fuori uscire, come questo, degli oggetti che quando vengono macerati, ad esempio, se noi maceriamo un blocco di ferro grezzo, abbiamo il 5, mi pare, per cento di probabilità che droppi una polvere di ferrous, che è un altro minerale che abbiamo solo 6 blocchi, mi sembra. La stessa cosa vale anche per tutti gli altri minerali, ovviamente variano poi in base al tipo.
L'arancio infine fa fuoriuscire tutti e due questi, quindi se noi vogliamo svuotarlo proprio tutto, facciamo fuoriuscire con l'arancio. Perché se noi abbiamo questo occupato e questo di un altro tipo, non riusciremo a macerarlo, quindi si bloccherà. Ok, è arrivato un ospite. Chi è? Avanti. Buonasera. Mi un peluche, comunque sì. Ok, questo via. Andiamo a prendere l'acqua. Facciamo anche una fonte infinita, già che ci siamo. La mettiamo. Non lo so. Cominciamo a prendere l'acqua, va. No. Non dormiamo, poi voglio. Buongiorno. I nostri amici hanno caldo e vanno a fuoco, ovviamente. Qui funziona? Yes. Oddio, no, 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 dai, non c'ho voglia. Morto. Grazie. Allora, sto andando a prendere l'acqua. L'acqua. No. Che brutta l'acqua così. Devo andare sotto sotto. Allora io la farei. Oddio. La farei dentro, dai. Scaviamo. Qua, da qualche parte. Qui. Non c'è niente tutto di cobblestone, i muri qui. Ok. Lo facciamo diventare di basalto e ci craftiamo una botola basalto. È qui la botola, si fa, vabbè, questo è semplice, con 6 pezzi di legno ce ne daranno 2. Ok, trapdoor. Perfetto. Mettiamo, per fare la fonte infinita, un secchio d'acqua di qui, un secchio d'acqua di qui. Ok, qua tappiamo, che non serve più. La botola qua. No, no, ma non c'è dentro un secchio, no, sono un idiota. Ok, questa qui, perfetto, ora possiamo passare anche tranquillamente. Prendiamo l'acqua. Infatti non si esaurisce e man mano riempiamo i nostri motori. Non era mica 8.000 l'acqua prima. Ok, mi confondo io. Ok, qua è pieno, qui mancano 2.000, sì. Non si consumerà molto in fretta, però c'è sempre una cosa importante da chiarire. Quando finisce l'acqua, bisogna mai, mai, dico mai, 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 ma mai, 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 lo scrivo anche in chat così in maiuscolo, mai, metterci l'acqua dentro, perché se è caldo e bollente e voi ci mettete l'acqua dentro quando è a secco, succede, boom, capito? Fa il boom, fa il botto. Bisogna prima spegnere i motori, lasciarli raffreddare e poi si inserisce l'acqua. Poi si riaccendono. Allora, qua dato che ci dà la percentuale, io comincerei a polverizzarli perché qua è sconveniente. Ad esempio, il ferro se noi lo maceriamo, non so, ho detto giusto una cavolata, perché non mi ricordo più. Ci deve dare, mi sembra, il nickel.
Il nickel. Ho detto una cavolata, ma non è vero che è una totalmente cavolata, perché tempo fa ce ne dava il 10 o il 5 di Ferrus, che sarebbe questo qui. Accendo la luce perché è un po' buio adesso. Vediamo un po' cosa ci dà qua. Platinum. Ah, ma il ferrus non è il ferrus dust, ma è il nickel. Adesso il nickel è diventato. Ho capito, ho capito, ho capito. Allora sì, vi ho detto giusto. Dava praticamente quel minerale qua in percentuale. Allora, cominciamo a macerare questo, già che ci siamo, sì. Mettiamo qua. Accendiamo i motori. Così si scaldano un po'. Ecco, vedete che sale di temperatura. Qui comincerà a produrre vapore sfruttando il carbone e l'acqua e comincerà a fare energia. Ciuccia carbone però. Ok, comincia a fare energia, comincia a pompare. Poi quando avremo tanta... Oddio, mi ha frizzato, mi sta frizzando. Tanta energia della EU, che sarebbe questa. Faremo una cosa molto molto speciale. Si chiamano power converters e convertono questa energia a questa, questa a questa e viceversa. E l'ho appena detto, scusa. Che senso di viceversa? Boh. E altri tipi di energia. Non diciamo niente comunque adesso. Ah, infatti qua l'energia sta passando. Però non carica. Ok, ho sbagliato io. No, bisognerebbe fare una cosa. Non metterlo qua, ma farlo passare direttamente sotto qui così. Ho capito, quindi abbiamo finito la cobblestone. No, non ci credo. Andiamo a prendere cobblestone. Prendiamone 48, perché se ne viene 64, giuro, che se la scaviamo, supponiamo uno stack, ci occupa di più. Lo so io, perché è provato, scientificamente. Ok, via. Questo li sistemiamo dopo. Allora, qui sta andando, infatti sta dando il nickel. Infatti. Bello, eh. Poi possiamo anche collegare delle chest, che gli fanno fuoriuscire, e si vanno a mettere ad esempio lì. Oppure possiamo fare in modo che vanno a cuocersi e poi partano e vadano là. Comunque lo facciamo dopo quello. Allora. Facciamo una power red furnace adesso. E poi finiamo qua l'episodio, che è anche tardi. Allora, facciamo un machine frame, un redstone coso. Quindi ci servono 2 ori, set... No, 2 ori. Allora non cominciamo a prendere questi qua. 4 ferri. 2 ori. Perché mi va sempre qua così? Perché? Una redstone, 2 copper. Poi ci servono dei bricks che non abbiamo, del vetro. E ancora 2 redstone. Dobbiamo andare a fare la clay. Abbiamo finito la clay. Via. Via. No, ci servono ancora uno. Ok. Via la wrench. Via i secchi. Questi mettiamo qua, dopo mettiamo il cartello là, già che mi ricordo, e questa mettiamo vicino alla sua sorella. Ok, andiamo a fare un po' di clay. Di solito qua ho fatto dei vetri così un po'. Si trovano nei laghi, però in quel fiume là non l'ho visto. Vediamo qui se c'è qualcosa. C'è un cavolo qua.